Allora, siamo qui con Silvia Levenson a inaugurare questa mostra Identità Desaparecida, che sarà qui a Firenze fino al 4 marzo. E questa mostra è per me un'occasione veramente sentita, perché considero questo problema che Silvia ha trattato con tanta sensibilità uno dei più gravi elaborati della malvagità umana, e quindi sentirei direttamente Silvia cosa porta con queste sue opere che, nonostante i temi forti, hanno sempre questa vena di poesia che li rende emozionanti. Diciamo che nel mio lavoro ho lavorato molto su quello che c'è ma non si vede, no? Su quello che normalmente cerchiamo di mettere sotto il tappetino, sulla parte oscura della realtà. In questo senso questa mostra invece allude a quello che mi è toccato vivere in Argentina, a me come a tantissimi altri argentini, la dittatura, e come l'assenza, che sono stati i desaparecidos, ci abbia colpito nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, e come il problema dell'identità, che adesso è così attuale per le nonne di Plaza de Mayo che cercano ancora i loro nipotini, questi temi siano possibili da vedere da un'ottica artistica. E questo è un po' il senso della mostra, no? che hai voluto tu. Senti Silvia, ma una cosa, tra olvido e perdono, che cosa scegli proprio, o che cosa condanni di più? In Argentina si dice ni olvido ni perdón, no? Per i militari, per quello che hanno fatto. E io credo nel perdono quando qualcuno lo chiede. Il problema dei militari, ad esempio, è che nessuno ha chiesto perdono, loro non si pentono di quello che hanno fatto. Inoltre, io sempre ho pensato che ero brava per perdonare, no? Finché una mia amica ha scritto un libro che si chiamava Io ti perdono, e ho capito che forse sono più brava a dimenticare a volte. Per quanto riguarda invece quello che è successo in Argentina, penso che è impossibile dimenticare, è impossibile perdonare.